Archiviata l'amichevole con la Gelbison, ultimo test di preparazione in vista dell'esordio in campionato, la Salernitana ora si concentra sul debutto in cadetteria. Venerdì sera alla Spezia sarà già vietato sbagliare. Dopo un mese abbondante di lavoro, Sannino deve tirare le somme. Per l'allenatore è arrivato il tempo delle scelte. Modulo ed uomini da schierare in Ligure sono ancora oggetto di valutazione. A Vallo della Lucania, Sannino ha dato spazio anche ad Alessandro Rosina, l'uomo più atteso dell'estate granata. Il colpo voluto da Claudio Lotito è messo a segno con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, cosa che imporrà al calciatore di fare gli straordinari per entrare quanto prima in condizione ed integrarsi nel contesto tattico della sua nuova squadra. E siamo al punto cruciale: con quale modulo la Salernitana giocherà è una domanda a cui ancora non c'è risposta. In questa fase della stagione le opzioni restano plurime. È sempre attuale il 4-4-2, il modulo in cui è più facile collocare Zito, ma nel quale Rosina dovrebbe faticare di più in fase di non possesso. Ma si guarda alla sua naturale evoluzione rappresentata dal 4-3-1-2, la soluzione immaginata da tempo per far posto proprio all'ex del Catania, che ha qualità destro da vendere ma che non ha i 90 minuti nelle gambe. Ed allora, visto che è molto difficile che alla Spezia Rosina potrà giocare dall'inizio, Sannino andrà sul sicuro puntando sul 4-4-2, sul quale ha lavorato con più continuità. In questo modulo di gioco resta l'incognita dell'esterno destro centrocampo, visto che Cavallo si è adattato con risultati altalenanti. In Prota non gioca da troppo tempo una gara intera e Rosina, come detto, non è ancora al top. I problemi maggiori per Sannino si annidano in difesa, dove la coperta è corta. Tui è fermo, Schiavi non è ancora al meglio, Laverone sulla destra non convince. Al centro sono a disposizione soltanto Mantovani e Bernardini, sulle corsie laterali non ci sono alternative a Laverone e Vitale. Emergenza era lo scorso anno, emergenza adesso per il reparto arretrato granata. Per fortuna il mercato aperto dà modo alla società di correre ripari, il campionato alle porte, la Salernitana non deve farsi trovare impreparata, stringere i denti e puntare sulle proprie certezze. Sannino per ora non può chiedere di più alla squadra. È una grande emozione comunque stare qui, perché passare dalla primavera alla Serie B è sicuramente un grande passo, però piano piano sto cercando di imparare dai miei compagni più possibile, perché hanno più esperienza di me, cerco di rubare i piccoli trucchi del mestiere e cerco di dare sempre il massimo e fare quello che mi chiede sempre il mister. Sicuramente speriamo di fare e vogliamo sicuramente fare un campionato diverso da quello dello scorso anno. Stiamo prendendo giocatori importanti come l'ultimo che è arrivato, Rosina, che è un grande giocatore, e cerchiamo di dare il meglio partita dopo partita e arrivare sempre più in alto. Sì, me lo sono chiesto anche io, mi rassicuravano durante l'anno che avrei firmato il mio primo contratto da professionista, dopo anche delle panchine che ho fatto con la Serie A, però a fine anno è giunta la loro sentenza, hanno detto che per loro non dovevo firmare il contratto, quindi ho preso la strada migliore per me. Sei rimasto in Granata? Sempre Granata. Senti Valerio, c'è la possibilità che tu faccia addirittura l'esordio venerdì? Ma questo non lo so, spetta al mister. Ti senti pronto? Spetta al mister dirlo. Io mi metto a disposizione, do sempre il massimo, sono un ragazzo giovane e devo fare quello che mi chiede il mister. Faccio tutto al 100%, quindi io lo spero, poi se non mi verrà data l'opportunità sabato, spero mi verrà data l'opportunità più avanti. Venerdì, il mister ti aveva detto venerdì, sei un giovane vecchio, in ritiro, addirittura ha fermato l'allenamento per riconoscerti i meriti. Come stai vivendo questi attestati di stima? Sicuramente il mister penso abbia stima di me, però io devo continuare su questo passo, perché adagiandosi penso che c'è solo da perdere. Quindi voglio continuare su questo passo e dimostrargli che può contare su di me durante l'anno. Sono molto contento per questa occasione. Spero che faccia sempre bene. Il ruolo seconda punta, ma posso giocare anche come attaccante. Faccio bene questi anni in Salernitana, in futuro, così. Spero che facciamo un bello campionato.